che siamo contenti di come siamo andati e del nostro risultato. Purtroppo capitano nello sport giornate come questa. Credo che dobbiamo guardare avanti e metabolizzare questa, che è sicuramente una sconfitta, perché a Piazza di Siena credo che negli ultimi anni la squadra italiana ha dimostrato di essere competitiva e all'altezza della situazione. A noi mancava una competizione di questo calibro da quasi 2 anni, e soprattutto in questi 2 anni abbiamo perso alcuni dei cavalli fondamentali della nostra squadra, e stiamo ora lavorando e cercando di ricostituire un nuovo gruppo per essere soprattutto in competizione l'anno prossimo, anno quando ci saranno i campionati del mondo che sono qualificanti per le Olimpiadi. Quest'anno ci prefiggiamo, queste coppe delle nazioni, di testare nuovi cavalli, nuovi binomi, quindi non andremo per fare chissà quale risultato, potremmo avere ancora qualche giornata in cui le cose non vanno per il meglio, ma dovremmo essere capaci di arrivare ai primi di settembre avendo un quadro ben definito e avendo dei binomi che hanno fatto progressi notevoli, perché comunque vogliamo andare ai campionati d'Europa con una buona squadra e soprattutto dovremmo andare a Barcellona a fare la finale delle Coppe delle Nazioni con una squadra competitiva come abbiamo fatto nelle annate precedenti. Il cavallo è un bel po' che non saltava una Coppa delle Nazioni, purtroppo abbiamo potuto saltare solo il primo giro della Coppa delle Nazioni, non ci siamo riscattati nel secondo e spero di far bene nelle prossime gare. Giornata molto positiva per il risultato finale, devo dire che riguardo al mio percorso sono abbastanza contento, ho fatto un buon percorso, mi sono qualificato per il Gran Premio, quindi massima concentrazione adesso domenica. Siamo pronti per ripartire e sappiamo come farlo, quindi più saltiamo, più possiamo competere in queste manifestazioni, più arriveremo alla pari in forma per i momenti che contano. Giornata amara, devo dire, soprattutto per quanto riguarda me, possiamo dire tante cose, possiamo dire che non abbiamo saltato a livello per tanto tempo. Ci tengo a dire che tutte le volte che si esce con uno score come il mio c'è qualcosa di meglio che si poteva fare in termini proprio di equitazione. Come diceva Duccio giustamente, lo sport è fatto così, abbiamo dei bellissimi alti e dei bassi profondi, ci siamo abituati, quindi ne usciremo più forti e più motivati. Ma io personalmente sto nero, come stanno nero i neri tutti, dispiaciuti e tutto. Togliendo, diciamo, cercando di passare sopra la delusione, un po' la rabbia, chiamiamola così, la rabbia dura del momento, mi ritengo, prendo il buono del percorso che ho fatto, perché il cavallo è partito un po' contratto, un po' teso, quando è entrato in campo si è accorto che veramente ha poca esperienza e ha fatto molte poche gare, anzi nessuna di questo livello. E secondo me è entrato un po' intimidito proprio dal palcoscenico che è, quindi non sono riuscito a trovare una buona partenza, però poi dopo quell'errore all'uno ho sentito delle reazioni incredibili, un cavallo che ha tirato fuori una grinta sui salti che mi fanno veramente ben sperare per il futuro.